Shalom, shalom, Jerusalem. I think demons have a better understanding about the things of the future than many pastors or priests or Christians. Io penso che i demoni abbiano una miglior comprensione riguardo le cose future di quanto ne abbiano cristiani, pastori e alcune chiese. Remember the story, what happened in Matthew 8, verse 28. Ti ricordi la storia di quello che accade in Matteo, capitolo 8? There you read that Jesus arrived at the other side of the river Jordan in the region of the Gadarenes. Si legge di Gesù che arriva nell'altra riva del lago. And then two demon-possessed men were coming from the tombs to meet him. Quando giunse all'altra riva della regione del Gergesani, gli si fecero incontro due demoniati usciti dai sepolcri, tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella via. They were so violent that no one could pass that way. What do you want with us, Son of God? They shouted. Have you come here to torture us before the appointed time? Ed ecco, essi si misero a gridare dicendo: che vi è tra noi e te, o Gesù, figlio di Dio? Sei tu venuto qui per tormentarci prima del tempo? So they know that there is an appointed time that they will be tortured. E quindi loro sanno che ci sarà un tempo prestabilito in cui saranno torturati. And they know that the Son of God has everything to do with that. E loro sanno che il Figlio di Dio ha a che fare con quello. In the book of Revelation you read that they will be thrown into the lake of fire. E nel libro dell'Apocalisse leggiamo che saranno buttati nel lago di fuoco. That is prepared for the devil and his angels. Che è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. So they know all of that. E loro sanno tutte queste cose. They know about the glorious coming of the Son of God. Sanno che ci sarà un glorioso ritorno del Figlio di Dio. They know that then they will be finished. Sapranno che sarà finita per loro. The only thing they didn't quite get at that moment is it already now? La cosa che non riuscirono a capire in quel momento era: ma succederà adesso? Before the appointed time. Prima del tempo stabilito. And they are right. E hanno ragione. It is not yet that time. Non era ancora il tempo. So they ask permission and they get permission to go into the swine, the pigs, and they throw themselves off the hill into the lake of water, not yet into the lake of fire. E quindi ecco che chiedono permesso di poter andare nei maiali. E i maiali poi si buttano nel lago d'acqua, non ancora nel lago di fuoco. So they pretty much understand what is coming. E quindi loro capiscono che c'è un momento stabilito. And they see the return of the Jewish people back to the promised land. E loro vedono il ritorno del popolo di Israele nella terra promessa. And they understand that this will ultimately lead to the coming of the Son of God. E loro vedono che questo porterà il ritorno del Signore, del Figlio di Dio. Now, if I were a power of darkness, ora se io fossi un demone, la potenza delle tenebre, God forbid, Dio perdoni questo, Dio non lo permetta, but I see all of that, ma io vedo quello che sta succedendo, I see the return of the Jewish people back to the promised land, e vedo il ritorno dei giudei nella terra promessa, I understand the kingdom is coming, capisco che sta per tornare il regno. I understand the king is coming. Capisco che il re che resta per tornare. But it means I will be finished. E significa quindi che per me è finita.
What do I do? Cosa farò? Because I don't want to be thrown into the lake of fire. Perché non voglio essere gettato nel lago di fuoco. Can I try to prevent that to happen? Posso in qualche maniera prevenire questo dall'accadere? And if I ultimately cannot prevent it, maybe postpone it as long as possible. E se non lo posso prevenire, posso almeno ritardare più possibile. I must come up with a plan. Quindi devo avere un piano. And I have a plan. C'ho un piano. I read my Bible. Leggo la mia Bibbia. I read, for instance, what the angel Gabriel has promised to Mother Mary. Ad esempio, leggo quello che l'angelo Gabriele ha promesso a Maria. I'm a smart demon. Sono un demone furbo. Intelligente. And I understand that the angel Gabriel, capisco che l'angelo Gabriele, one of my enemies in the spiritual world, uno dei miei nemici nel mondo spirituale, gave two promises to Mary. Ha dato due promesse a Maria. The first promise was this. La prima promessa è questa. You will be with child and give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Tu avrai un figlio e gli darai il nome Gesù. He will be great and will be called the Son of the Most High. Lui sarà grande e sarà chiamato il figlio dell'Altissimo. Well, I as a demon have tried to kill all the children in Bethlehem. Io come demone ho cercato di uccidere tutti i bambini di Betlemme. But I could not stop it. Però non ho potuto fermarlo. Because the virgin became pregnant. Perché la vergine è rimasta incinta. The Holy Spirit came over her. Lo Spirito Santo è sceso su di lei. God was his father. Dio era suo padre. She was his mother. Lei era sua madre. And he came into the world. Quindi è entrato nel mondo. Without sin. Senza peccato. To be the Lamb of God to be slain for the sins of the world. Per essere il figlio di Dio che diventerà l'agnello che prenderà i peccati del mondo. With your sins and mine. Con i tuoi peccati e i miei peccati. In order that we should have everlasting life. Così che possiamo avere vita eterna. And would not go to hell. E non andremo all'inferno. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. But there was this second promise. Ma c'è anche una seconda promessa. The first promise was literally fulfilled. La prima promessa è letteralmente compiuta. Maybe I can try again. That the second promise will not be fulfilled. Allora posso provare a vedere se la seconda promessa non si compierà. Now I read the second promise. Quindi leggo la seconda promessa. The Lord God will give him the throne of his father David. Il Signore Dio gli darà il trono di suo padre Davide. And he will reign over the house of Jacob forever. E lui regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre. And of his kingdom there shall be no end. E al suo regno non ci sarà fine. Aha. The Lord God will give him the throne of his father David. Il Signore Dio gli darà il trono di suo padre Davide. Where's to the throne of father David? Dov'è questo trono di suo padre Davide? In Jerusalem. A Gerusalemme. And he will rule, reign over the house of Jacob. E lui regnerà sulla casa di Giacobbe. What is the house of Jacob? Qual è la casa di Giacobbe? Well, that's Israel. È Israele. The 12 tribes of Israel. Le 12 tribù di Israele. Gabriel does not say Israel. Gabriele non ha detto Israele. Because that could lead to some misunderstanding. Perché questo avrebbe potuto portare delle incomprensioni. Because after King David and King Solomon who ruled over the whole house of Israel, the kingdom split in two. Perché dopo che Davide e Salomone hanno regnato sopra Israele, il regno si è diviso in due. And the 10 tribes were collectively called Israel.
e 10 tribù sono state chiamate Israele. And the two tribes were collectively called Judah. Le altre due erano chiamate Giuda. So if Gabriel would have said he will rule over the house of Israel. Quindi se Gabriele avesse detto lui regnerà sulla tribù di regnerà sopra Israele. You could think only the 10 tribes. Allora potreste pensare forse solo le 10 tribù. What happened to the two tribes? Allora le altre tribù cosa succede? But if he says Jacob, ma se lui dice Giacobbe, it means the 12 tribes. Significa le 12 tribù. The 10 plus the 2 coming together again. Le 10 e le 2 che di nuovo si riuniscono. So he will reign over the house of Jacob forever. Quindi lui regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre. Ah. Plan A. Piano A. You know what I will do? Sapete cosa farò? I will murder all the Jews. Ucciderò tutti i giudei. I will kill them all. Li ammazzerò tutti. Esatto. Wipe them off the face of the earth. Li eliminerò dalla faccia della terra. Then there is no Jacob anymore. Così non ci sarà più Giacobbe. Then he cannot come and rule. E quindi lui non potrà venire a regnare. And I will live happily ever after. E io vivrò felice e contento per il resto della mia vita. That's why you see in the history again and again and again the attempts to kill all the Jews. Ecco perché vedi continuamente in tutta la storia il tentativo di uccidere tutti i giudei. The demons know that God has great plans for them. Perché i demoni sanno che Dio ha dei grandi piani per loro. That he intends them to be again a blessing for the whole world. Perché lui intende che loro tornino ad essere una grande benedizione per tutto il mondo. That shows you that the demons understand that replacement theology cannot be true. E questo dimostra che i demoni capiscono che la teologia della sostituzione non regge. Because they could have left the Jews alone. Perché avrebbero potuto lasciare i giudei per conto loro. They should kill the church. Avrebbero cercato di uccidere la chiesa. Because that's the new Israel. Perché è la nuova Israele. But they know that's not true. Ma sanno che non è così. That's why they went after Israel. Ecco perché continuano ad andare contro Israele. And under Hitler they almost succeeded. E hanno quasi avuto successo con Hitler. And they will simply continue to try. E continueranno sempre a riprovarci. The president of Iran shouts that he wants to have an atomic bomb. Il presidente dell'Iran dice che vuole mandare una bomba atomica sopra Israele. To drop it on Israel. Per eliminare tutto Israele. To kill all the Jews. Per uccidere tutti i giudei. And he believes then the great Muslim savior will come. E lui crede che allora il salvatore musulmano tornerà. But he will only come when first the problem of the Jews has been solved. Ma lui verrà solamente quando il problema dei giudei sarà risolto. And then the whole world will have peace and prosperity. E solo allora il mondo avrà prosperità e pace. Because then Allah will be in control over the whole world. Perché allora Allah sarà in controllo di tutto il mondo. And the Muslim savior will give this blessing to everyone. E il Salvatore musulmano benedirà tutti quanti. These attempts to wipe out the Jewish race will never stop. Questo tentativo di eliminare tutti i giudei non finirà mai. Because the demons are alive and kicking. Perché i demoni sono vivi e scacciano. Hitler died. Hitler è morto. And Goebbels. And all the other fascists. E Goebbels, tutti gli altri fascisti. But the spirits that inspire them are alive and kicking. Ma lo spirito che li ha ispirati è ancora vivo e scalcia. And they don't care whether their hatred of the Jews comes from Christian theology. Allora non importa se l'odio verso i giudei viene dalla teologia cristiana or from Islamic theology, o dalla teologia islamica or from fascism, o dal fascismo or from New Age thinking, o dal pensiero della New Age.
They will wage a war against Israel on all levels. Loro porteranno guerra a Israele su tutti i livelli. Economically, economicamente, boycott, con boicottaggi, in the media blaming Israel for everything, e attraverso i media dando colpa a Israele per ogni cosa. Politically, politicamente, Israel is less than 1% of world population. Israele è meno dell'1% della popolazione mondiale. In Israel live about 6 million Jews. In Israele ci sono 6 milioni di giudei. So the whole Jewish population of Israel could fit into Rome. Quindi tutta la popolazione giudea di Israele potrebbe stare a vivere qua a Roma. That's all. Sono tutti lì. And I think about 25% of all the resolutions in the United Nations are about Israel. E io penso che in America il 25% di tutte le risoluzioni che fanno, le scelte che fanno, riguardano Israele. The United Nations. Le Nazioni Unite. And they're all negative. E sono tutte negative. Incredible, as if there are no other problems in the world. Incredibile, come se non ci fossero altri problemi nel mondo. But it shows you what is behind all of this. Ma ci mostra cosa c'è dietro tutto questo. And it will never stop. E non finirà. But it will not succeed. Ma non avrà successo. Israel will not be wiped off the face of the earth. Israele non sarà eliminato dalla faccia della terra. Why not? Perché no? Because God promised. Perché c'è la promessa di Dio. And all the promises he gave to Israel he will fulfill. E tutte le promesse che lui ha dato a Israele si compiranno. He said, lui ha detto, he will sit on the throne of his father David. Lui si siederà sul trono di suo padre Davide. He will rule over Jacob. Lui regnerà sopra Giacobbe. And so there will be Jacob. E quindi ci sarà Giacobbe. Because God promised. Perché Dio l'ha promesso. Okay, so my plan A does not work. Quindi il mio piano A non funziona. What about plan B? Allora qual è il piano B? Sit on the throne of his father David. Lui è seduto sul trono del suo padre Davide. The throne stood in Jerusalem. Il trono è a Gerusalemme. You know what I will do? Sapete cosa farò? Cut the promised land in pieces. Taglierò a pezzi la terra promessa. Cut off the Gaza Strip. Taglierò la striscia di Gaza. Cut off the west bank of the river Jordan. Taglierò sul fiume Giordano. Cut off the Golan Heights. Taglierò le alture del Golan. In the Bible it's called the biblical land of Bashan. Nella Bibbia è chiamata la terra di Bashan. Cut the city of Jerusalem in two. Taglierò in due la città di Gerusalemme. Take all these pieces. Prenderò tutti questi pezzi. And make them into the next Arab Muslim state. E farò di questo il nuovo nuovo paese musulmano. Brilliant plan. Un piano brillante. And then I call it Palestine. E lo chiamerò Palestina. It has a nice ring around it. E suona bene. It looks a little bit right somehow. In qualche modo sembra buono, sembra giusto. And then when I have cut Jerusalem in two. E quando ho tagliato in due Gerusalemme. I make East Jerusalem into the capital of this Arab Muslim state. Farò di Gerusalemme Est la capitale di questa nuova nazione. And then I have a nice side effect. E quindi ci sarà un buon effetto secondario. I have two mountains. Ho due montagne. In East Jerusalem. Nell'est di Gerusalemme. Mount Zion. Monte Zion. And the Mount of Olives. E il Monte degli Olivi. Where is Jesus supposed to come back? Dove dovrebbe tornare Gesù? On the Mount of Olives. Nel Monte degli Olivi. When he went to the heavens. Quando lui è andato in cielo.
And the disciples stared at the heavens. E i discepoli hanno guardato verso il cielo. The angels came. Gli angeli sono scesi. And they said, "What are you staring?" E gli hanno detto, "Cosa guardate?" This same Jesus will come back in the same way as you have seen him go to heaven. Questo stesso Gesù, così come l'avete visto andare in cielo, tornerà. The cloud will come again. La nuvola tornerà di nuovo. Not rain clouds. Non saranno nuvole di pioggia. It's the cloud covering the Shekinah glory. Ma saranno nuvole che copriranno la gloria Shekinah. The glory of God. La gloria di Dio. That went in front of the Jewish people through the desert. Che nel deserto andava davanti al popolo di Dio. That filled the tabernacle. Che ha riempito il tabernacolo. That later filled the temple. Che dopo riempì il tempio. The cloud that was on the Mount of Transfiguration. Quella nuvola che era sul monte della trasfigurazione. And a voice came out of it, "This is my son, the beloved." E una voce è venuta dicendo, "Questo è il mio amato figlio." That cloud was on the Mount of Olives. Quella nuvola era sul monte degli ulivi. And through that heavenly curtain he went into the heavens. E attraverso quella tenda celeste lui entrò nei luoghi celesti. And one day the cloud will come back again. E di nuovo quella nuvola tornerà. And will give him back to planet Earth. E tornerà sul pianeta Terra. To sit on the throne of his father David. Per sedere sul trono di suo padre Davide in Jerusalem, a Gerusalemme, to rule over Jacob, per regnare sopra Giacobbe, over Israel, sopra Israele, and from Jerusalem peace will fill the earth. E da Gerusalemme la pace riempirà la terra. That's why the Jews are coming home. Ecco perché i giudei stanno tornando a casa. Because the kingdom is coming. Perché il regno sta tornando. Now this plan of dividing the land. Ora questo piano del dividere la terra, lo stato, is now in front of the United Nations. È ora davanti alle Nazioni Unite. And the division of Jerusalem. E la divisione di Gerusalemme. And Israel is put under more and more pressure to accept it. E Israele è messo sotto pressione per accettare questo. And the demons think, wow. E i demoni pensano, questo è buono. They fall for the trap. Stanno cadendo nella trappola. Because Jesus will come back to Jerusalem. Perché Gesù tornerà a Gerusalemme. Where Israel, where Jacob lives. Dove Giacobbe vive. But when we cut off parts of that land. Ma se noi tagliamo a pezzi quella terra, and we immediately cleanse it from Jews, e lo ripuliamo dai giudei, and we'll only allow Arabs, Gentiles to live there, e permetteremo solo agli arabi e ai gentili di vivere lì, then Jesus cannot come back. Gesù non può ritornare. It'll take a long time. Ci vorrà un bel po' di tempo. And we will live happily ever after. E noi continueremo a vivere felici e contenti. Plan C is this. Il piano C è questo. Throw as much sand in the eyes of the church. Butta più sabbia che puoi negli occhi della chiesa. That they have no idea what's happening right before their eyes. Che non capiscano quello che sta succedendo davanti ai loro occhi. Keep up the blockade. Mantieni il blocco che hanno. Let them continue in their nice theological discussions. Possono continuare nelle loro belle discussioni teologiche. And all these small problems they have with one another. Questi piccoli problemi che hanno gli uni con gli altri. Let them have the next split of their church. Che possono avere la prossima divisione della chiesa. Another group who is going to start the true church. Un altro gruppo che possa iniziare la vera chiesa. Let them fight in their dogmatic arguments. Lascia che combattino con i loro argomenti. They're happy. Sono felici. And they have no idea what's happening. E non hanno idea di cosa sta veramente succedendo. So they don't go to their knees and start praying and using the name of Jesus. Così che non si mettano in ginocchio a pregare e a usare il nome di Gesù. Because that's what the demons fear. Perché questo è quello che i demoni hanno paura. The name of the Son of God. Il nome del Figlio di Dio. God expects us to be watchmen on the walls of Jerusalem. Dio si aspetta che noi siamo sentinelle sulle mura di Gerusalemme. Alleluia.
The Bible says, la Bibbia dice, pray for the peace of Rome. Prega per la pace di Roma. No? No? And pray for the peace of Amsterdam. Pregate per la pace di Amsterdam. Or Moscow maybe. O forse Mosca. Or Washington. O Washington. Or Beijing. O Beijing. No? No? What does the Bible say? Cosa ci dice la Bibbia? Pray for the peace of Jerusalem. Per la pace di Gerusalemme. Why does the Bible say pray for the peace of Jerusalem? Perché la Bibbia ci dice di pregare per la pace di Gerusalemme? Jerusalem will only have peace when the Prince of Peace is coming to Jerusalem. Gerusalemme avrà pace solamente quando il principe della pace entrerà a Gerusalemme. Only when the son of David will sit on the throne of his father David in Jerusalem there will be peace. Solo quando il figlio di Davide entrerà dentro Gerusalemme ci sarà pace. Only then from Jerusalem peace will fill the earth. Solo allora da Gerusalemme la pace riempirà il mondo. And the nations will train for war no more. E le nazioni non entreranno più in guerra. That's what Isaiah says in Isaiah 2. Ecco cosa dice Isaia in Isaia 2. It's wonderful. Meraviglioso. In Isaiah 2 verse 2 you read, in the last days the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. Which verse? 2 verse 2. Isaiah 2. Verso 2. Isaia 2. O casa di Giacobbe, venite e camminiamo nella luce dell'Eterno. No, scusa, Isaiah. Yeah, no, chapter 2, verse 2. Negli ultimi giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti it e si ergerà al di sopra dei colli. It will be raised above the hills and all nations will stream to it. E adesso affluiranno tutte le nazioni. Come, let us go up to the mountain of the Lord. Many people will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. Molti popoli verranno e diranno, venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. He will teach us his ways so that we may walk in his paths. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. The law, Torah, will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. He will judge between the nations. Egli sarà giudice tra le nazioni. He will settle disputes for many peoples. E sgriderà molti popoli. They will beat their swords into plowshares. Ed essi forgeranno le loro spade. And their spears into pruning hooks. Le loro spade in vomeri. Nation will not take up sword against nation. Le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Nor will they train for war anymore. E non insegneranno più la guerra. The righteous king is ruling. Il re giusto regna. He solves the problems that the nations have with one another. Risolve i problemi che una nazione ha con un'altra nazione. In a righteous way. In una maniera giusta. So there is no need for the nations anymore to wage war against one another. Così non ci sarà più bisogno che una nazione faccia guerra contro un'altra nazione. They go with their problems to the king in Jerusalem. Loro vanno con i loro problemi direttamente dal re a Gerusalemme. And they will say, how do we solve this? E diranno, come risolviamo questo problema? And he will give the righteous solutions. E lui gli darà la giusta soluzione. So they can abolish their weapons. Così che possono smettere di costruire armi. They can melt the iron of their tanks into agricultural tools. Possono fondere il ferro dei loro carri armati per attrezzi agricoli. Peace, because he rules and reigns. Perché lui regna.
That is why we have to pray for the peace